The Last of Us 2 è un videogioco e la direzione in cui i videogiochi stanno andando è davvero quella giusta. Quando ero piccolo, i videogiochi erano molto diversi da come sono adesso. Il mio primo gioco, per dire, è stato Asteroid, oppure posso ricordare Moon Patrol, giochi che, come potete vedere, sono molto 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 lontani dal concetto e dalla grafica e dal gameplay dei giochi di oggi. Erano giochi nati per essere difficili, per essere divertenti. I mezzi erano veramente molto poveri, chiaramente all'epoca, eppure sembravano incredibili per noi che eravamo bambini. In pochi anni i videogiochi hanno fatto un salto spropositato a livello tecnico e siamo arrivati al punto che oggi sono praticamente dei veri e propri film interattivi. Ma quanto di questo adesso è videogioco e quanto è telefilm? Quanto conta oggi giocare rispetto all'assistere a una bella storia? Non sto criticando The Last of Us 2, l'ho giocato tutto, mi è piaciuto sinceramente molto. La domanda che io mi faccio è se è giusto valutare un prodotto di questo genere con dei pareri così altisonanti, considerando che fondamentalmente più del 50% di questa esperienza è solo narrativa. Se noi prendessimo il prodotto The Last of Us 2 e lo separassimo dalla storia, quello che rimarrebbe, se fosse confezionato e venduto, sarebbe così bello, così approfondito, così giocabile, così divertente da essere valutato con un 10? Se vado al cinema e vado a vedere un film bellissimo, da una storia, con una storia esageratamente appassionante e ben realizzata, ma gli attori sono dei cani e non lo so, le riprese sono tutte storte, fanno schifo, alla fine, quando uscirò dal cinema, la mia valutazione di questo film sarà prossima al 10 oppure sarà percepita come un'occasione sprecata? Sì, storia bellissima, regista ha fatto quello che poteva, ma purtroppo gli attori erano dei cani e quindi più di un 7 non si può dare. Mi seguite su quello che sto dicendo? The Last of Us 2 in realtà è anche un esempio un po' sbagliato, perché di gioco rispetto a prodotti dello stesso genere ce n'è tanto. Mi viene da pensare a Heavy Rain, a Until Dawn, prodotti comunque incensati dalla critica, dove però il gameplay era veramente ridicolo. Si trattava per lo più di fare qualche scelta, ma fondamentalmente non si giocava. In quel caso si trattava davvero di un film interattivo. Lungi da me dire che si tratta di prodotti brutti, perché anche in questo caso li ho giocati e me li sono goduti, ma fatico comunque a considerarli dei veri e propri videogiochi. Come detto, in The Last of Us 2 di gioco ce n'è, e ce n'è anche parecchio, si gioca molto. Si passa comunque dalle sezioni dove in realtà stiamo facendo semplicemente un corridoio da un punto A a un punto B e non possiamo far altro che muoverci ascoltando le chiacchiere dei personaggi, che comunque sono scritte benissimo, recitate benissimo e non ci danno motivo di annoiarci, ok? Dove poi si sfocia in zone più larghe dove magari ci sono dei combattimenti. Combattimenti fatti molto bene, che possiamo approcciare in maniera più stealth, in maniera più action, dove abbiamo un sacco di possibilità, dove sono resi veramente bene, con animazioni favolose, mai viste prima. Però anche in questo caso si tratta quasi di qualcosa di molto abbozzato. Se noi spostiamo degli oggetti, se posizioniamo delle tavole per poter attraversare dei punti altrimenti irraggiungibili,
Comunque si tratta di cose abbastanza banali dal punto di vista videoludico. Sì, possibilità che ci sono state date, ma non ci fanno accendere il cervello. Potrei fare un esempio con un titolo che io amo molto, ad esempio un gioco come Ico, un gioco che racconta una storia bellissima senza praticamente dialoghi. Un gioco che ci tiene incollati per tutta la durata dell'avventura, e comunque parliamo di molte ore, proprio grazie alla sua grammatica videoludica. Ci sono delle leve, ci sono delle cose alle quali appendersi, ci sono delle porte da aprire. È tutto molto chiaro, è tutto molto leggibile e è divertente. Non giochiamo perché vogliamo sapere cosa ci racconteranno i personaggi, giochiamo perché è bello riuscire a far funzionare la materia grigia, riuscire a oltrepassare gli ostacoli, i puzzle che il gioco ci mette davanti. Sì, in The Last of Us 2 combattiamo, i combattimenti, come dicevo, sono ben fatti, ma anche in questo caso alla fine risultano un po' ripetitivi. E come ho già detto, se queste cose fossero staccate dalla sceneggiatura meravigliosa che funziona da collante, per come è sviluppato il gioco meriterebbe una valutazione così positiva come ha avuto. Non sto criticando il prodotto di Naughty Dog, sto criticando parzialmente il modo in cui oggi stanno andando i videogiochi, il fatto che si criticano molto spesso prodotti dove si gioca tanto e non c'è storia, e vengono invece osannati titoli dove c'è tanta storia e poco gioco. E a me questo sembra un paradosso, parlando di videogiochi. È come incensare un film perché gli effetti speciali sono belli, ma poi la pellicola fa schifo, il racconto è dozzinale. Non è questo che bisognerebbe fare. Mi rendo conto che l'argomento è un po' controverso e molte persone potrebbero trovare queste mie parole un modo per accendere la polemica senza davvero ragionare su quello che sto dicendo e su quello che ho intenzione di esprimere. Semplicemente valutando il fatto che non ne sta parlando bene, allora ne sta parlando male. Non è così. Semplicemente mi sto chiedendo se è giusto che noi giornalisti diamo così tanto rilievo nella valutazione di un titolo quando gli elementi che invece dovrebbero essere distintivi di un videogioco sono tanto assenti, premiando invece una sceneggiatura molto ricca che non dovrebbe teoricamente essere la prima cosa che si guarda parlando di videogiochi. Spero di essere stato chiaro, spero che questo punto di vista possa accendere un dibattito costruttivo e sensato, senza scatenare polemiche inutili, soprattutto dove le persone magari criticano senza aver inteso bene quella che era la mia intenzione, o comunque senza argomentare la loro opinione, magari semplicemente scrivendo insulti. Se siete d'accordo o se non siete d'accordo, vi invito a lasciare un commento sotto, o magari addirittura, perché no, fatemi un video di risposta, mi farebbe molto piacere. Quindi per il momento è tutto, non so se passeranno altri 10 anni da qui al prossimo video. Credo che nei prossimi giorni uscirà un video dove invece parlo del finale di questo gioco che mi è piaciuto, mi piacerebbe dare la mia opinione e anche in questo caso sentire la vostra. E detto questo, vi saluto e
Se il video vi è piaciuto o non vi è piaciuto, comunque se apprezzate questo tipo di riflessioni, vi invito a mettere like al video, condividerlo e magari iscrivervi al canale.